Celebra 30 anni Coop Fond, il fondo mutualistico di Legacoop. Dal 1993, con oltre 1 miliardo di euro in interventi a sostegno delle imprese, Coop Fond ha supportato le cooperative, investendo su Made in Italy, energia digitale e sostenibilità, come spiega il direttore generale del fondo, Simone Gamberini. Oggi celebriamo i 30 anni di Coop Fond, è un momento per noi importante perché oltre a fare il bilancio di un'attività trentennale che ci ha consentito di sostenere la cooperazione italiana attraverso quasi 1 miliardo e 200 milioni di interventi a favore delle cooperative, ci consente anche di rappresentare alle istituzioni e alla politica quelle che sono le sfide per il fondo mutualistico e per la cooperazione italiana. Siamo convinti ci sia un grande bisogno di cooperazione e siamo fortemente convinti che il fondo mutualistico Coop Fond possa sviluppare una sua azione a favore della promozione di nuova cooperazione o del consolidamento della cooperazione esistente. Abbiamo scelto in questi anni di focalizzare i nostri interventi nell'accompagnamento delle cooperative nella transizione verso la sostenibilità e verso il digitale. Sono i due driver principali sui quali abbiamo lavorato negli ultimi 2 anni e sui quali lavoreremo in futuro, certi che una cooperazione sostenibile, una cooperazione che è in grado, come da nostra mission, di durare nel tempo. In occasione del trentennale di Coop Fond, il sottosegretario al Ministero delle Imprese del Made in Italy, Massimo Bitonci, ha posto l'attenzione sull'importanza della mutualità e della cooperazione. Il governo è qui oggi per ribadire il ruolo fondamentale del dettato costituzionale, cioè la mutualità e la cooperazione. Tra l'altro, in una realtà come questa, dove quel famoso 3% degli utili delle società cooperative, ovviamente le maggiori, le più grandi, viene utilizzato per attività di carattere sociale, cooperazione, reinvestimento, anche, chiamiamolo tra virgolette, imprenditoria femminile, start-up.